Ma buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale. Spero vi siate iscritti, mi raccomando iscrivetevi subito adesso, trovate il pulsantino qui in basso. Oggi siamo a Misano, come vedete siamo sempre baciati da tantissimo sole, infatti è un po' nuvoloso, sentirete anche il vento, perché purtroppo c'è tanto vento adesso. Lì, vedete anche, guarda che il vento mi tira sul tappeto di Mamma Dallop. Oggi, box 10, bellissimo. Abbiamo tutta la pista a disposizione, ma soprattutto abbiamo una perla che adesso vi faccio vedere. Come vi dicevo, nuovo scarico, guarda che bello, fatto da mamma HP Corse. Non è lo scarico che trovate anche online, perché l'abbiamo modificato apposta per Misano. Lungo, bello, davanti, dietro alla doppia uscita, ovviamente con il DB per Misano, e sono due DB lunghi che vanno fino in fondo, non c'è il frangifiamma, è rimasto libero, così abbiamo più compressione e più spinta, ma soprattutto non troppo baccano per Misano ovviamente. Adesso l'Aprilia è qui, la cosa, la tuta è qua, il casco è qui, box full Aprilia, e adesso noi con le monopole di mammariete belle pagliacciose attendiamo che c'è un po' di, come sentite, un po' di sound qui dietro, e andiamo a fare un po' di schifo. Briefing e primo turno con Enrico che mette il transponder. Andiamo. Ebbene sì, come avete visto, Misano è una gran figata di pista. Purtroppo non abbiamo potuto registrare anche al mattino, infatti è stata un po' una rottura, però grazie a Racing Factory siamo potuti entrare con le telecamere al pomeriggio, infatti i video che state vedendo sono tutti del pomeriggio. Abbiamo fatto un pareggiamento veramente interessante, siamo partiti dodicesimi, abbiamo finito decimi, ma il bello è proprio che abbiamo finito. Questo perché? Perché abbiamo sistemato le pedane grazie a Enrico, come avete visto anche sul mio post di Instagram. Abbiamo abbassato appunto le pedane per essere con una posizione in sella ovviamente migliore. Purtroppo poi, avendo la posizione in sella modificata, il posteriore pompava tanto e allora sono andato ad indurire il posteriore. Fortunatamente l'Aprilia elettronicamente, basta fare i click col pulsantino, perfetto, è andato da Dio. E quindi ragazzi, oltre al magico sound dello scarico e alle monopoline super grippose di mammariete, ringraziamo soprattutto Racing Factory che ci ha permesso di entrare a Misano con le telecamere in totale relax e potervi far vedere questi video. I'm a cock my knife.
Ebbene sì ragazzi, siamo qui, abbiamo caricato l'Aprilia sul carrello, il carro funebre è carico, la creatura è già dentro. Questo perché? Perché abbiamo finito di girare, siamo finiti ma proprio brutti, mamma mia. Adesso ci aspettano 4 ore e mezzo per tornare a casa, ma soprattutto la cosa più bella è stata che abbiamo girato in relax, in tranquillità. L'Aprilia si è comportata veramente bene, abbiamo sistemato, abbiamo girato in 2 minuti qualcosina, ma fa niente perché abbiamo comunque purtroppo un po' di tendinite che non ci fa andare, ma la moto ha montato bene. Soprattutto abbiamo montato le nuove manopole di Ariete, che sicuramente l'avrete viste in qualche mia storia, belle rosse ignoranti, e la cosa più importante è stata che la magica mamma HP Corse ci ha dato questo magico scarico, appunto bello lungo, per avere tanta compressione ma soprattutto poter girare qui a Misano senza avere rotture di palle per la fonometrica eccetera eccetera. Adesso, con un bel ringraziamento a mamma HP Corse, prendiamo e ce ne andiamo verso casa. E quindi ragazzi, da me e l'Aprilia per oggi è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi sempre. Ciao ben merluzzi, ci vediamo di domenica alle 18 per un nuovo video.